Bonjour. E allora, oh sì, ora parliamo tutto francese. No, non parliamo tutto francese. Oggi parliamo di esportazione. Non possiamo parlare di esportazione se non abbiamo un progetto da esportare, che sentiamo subito brevemente, breventissimo. Quindi insomma abbiamo questa cosa bellissima, questo progetto qua. Quindi abbiamo questa musica, vogliamo esportarla perché voi dovete esportare per poterla fare sentire agli altri, sentire a chiunque abbia un oggetto che riproduce musica, sia esso un riproduttore musicale, un CD, un computer tipicamente, perché sostanzialmente la vostra musica verrà soltanto sentita da altri nerd che usano il computer per sentire musica. Però, a parte questo, vediamo come possiamo far uscire la musica al mondo. Abbiamo detto l'altra volta, quando abbiamo parlato dell'importazione, che ci sono due file che possono essere, oltre che importati, anche esportati. E questi sono, a parte chiaramente i file di progetto, in cui diciamo, il progetto viene più salvato che esportato, sono il WAV e l'OGG. Quindi WAV, il formato lossless, senza perdite, OGG, il formato invece compresso, tipo MP3. Quindi vediamo come si fa. Andiamo sul progetto e c'è il pulsantino esporta, oppure premiamo CTRL-E come ci suggerisce qua. Quindi premuto questo pulsantino, esporta, vedete che subito la finestra si apre e ci consiglia qua di salvarlo in WAV. Noi qui possiamo scegliere se farlo in WAV oppure in compresso OGG. Importante, sceglietelo da qua. Non sceglietelo poi, perché poi ci sarà possibilità di scegliere il formato, ma il nome sarà diverso dal formato e quindi potrebbero esserci problemi. In questo momento selezionerò velocemente le desktop. No, forse sì, forse no. Insomma, c'ho questo desktop. C'ho questi due failucci. Facciamo in WAV o in OGG, decidete, facciamo in OGG più veloce, no, è più veloce WAV in realtà. Ok, quindi abbiamo questo WAV, questo si chiama Italo Strings Quick, facciamo un salva, ok, dopo aver fatto salva ecco che vi spunta la finestra di esportazione. E abbiamo una serie di cose da decidere, che decideremo velocemente. Intanto il formato del file, l'abbiamo deciso prima, lasciatelo così com'è, non lo riscrivete. Dopodiché abbiamo la frequenza di campionamento. Cosa molto importante, la frequenza di campionamento dipende dal supporto che leggerà il vostro audio. Se dovete fare andare su YouTube va benissimo qualsiasi, poi YouTube penserà a convertirlo nel formato che vuole lui. In particolare non sono a conoscenza del fatto che effettivamente YouTube dica qual è la frequenza di campionamento dell'audio che gira nei suoi video. Probabilmente può essere qualsiasi e si adatta a quella del video stesso. Nel caso del WAV noi possiamo quindi scegliere delle frequenze di campionamento. Se volete far andare la vostra musica su un CD, quella consigliata è 44.100, non consigliata, è quella che dovete mettere, 44.100, oppure un suo multiplo. In particolare noi in questo caso abbiamo l'88.200. La frequenza di campionamento, studiatevi che cos'è, perché è importante sapere qual è la differenza tra avere 44.100 e 88.200. Diciamo che in generale con 88.200 avrete un audio di qualità maggiore, ma non appena voi lo mettete nel CD viene riconvertito a 44.100,
Non sarà della stessa qualità di quando l'avete esportato a 44.100, sarà una qualità leggermente maggiore, in particolare i suoni acuti suoneranno meglio in quanto hanno meno disturbi che vengono generati quando voi fate la conversione in 44.000, quando voi fate l'esportazione a 44.100 e che vengono risolti se invece esportate prima 88.200 e poi portate a 44.100. Poi vedremo che tutto questo andrà down, si può fare automaticamente dopo, quindi per il momento lasciamo 44.100. Se volete far andare la vostra musica su un DVD viceversa, quindi come sottofondo a un video, e specialmente in piattaforme che supportano per lo più video, è più consigliato il 48.000. Questo perché storicamente nel video si utilizza il 48.000, quindi 48.000 Hz. Lasciando stare questo, sotto abbiamo altre informazioni, in particolare la profondità è quella che ci interessa, e 16 bit va benissimo. 32 bit float è una profondità diversa e può essere molto utile se voi avete a che fare con un audio che passa da una parte molto forte come volume a delle parti molto più piccole in cui volete tutti i dettagli più incredibili. Quindi se voi avete una parte dell'audio che ha delle altezze, ampiezze, scusate, no, altezze, ampiezze basse, per un lungo periodo ci sono vari movimenti all'interno di questa ampiezza, dovete sentire tutte le differenze all'interno di questa ampiezza, e forse il 32 bit float può essere meglio, però in generale quello che utilizzerete di più sarà l'intero a 16 bit. Nel CD è intero a 16 bit, così come forse il DVD è a 24 bit, qui non c'è possibilità di selezionare 24 bit, comunque 16 bit va benissimo. Mi pare che l'ampiezza massima raggiungibile attraverso i 16 bit sia di 96 dB, diciamo, differenza di ampiezza tra un suono forte e un suono più basso. Il bitrate invece ci interessa quando noi andiamo a fare un file di tipo OGG, così come un MP3. Il bitrate, i file di tipo compresso si calcolano in kilobit al secondo. Quindi dovete sostanzialmente fare affidamento su questo. Quindi se esportate in WAV, sample rate e profondità. Se esportate in OGG, bitrate. Il bitrate può essere di vario tipo. 160 è una qualità buona, diciamo ascoltabile. 128 veniva utilizzata prima e fa veramente pena in alcuni, specie a chi ha un orecchio sensibile. 192 va quasi bene sempre. 256 è di qualità straordinaria e 320 ha una differenza con il file audio non compresso veramente infima. Quindi io in generale esporto sempre a 120, 192, perché 160 non mi piace, diciamo 192 mi piace di più. Molta della musica che avrete sicuramente scaricato nei vostri anni giovanili sarà a 128 perché non ne sapevate niente e avete scaricato a 128 e perché soprattutto molta musica girava a 128. Se la risentite adesso, dopo che avete un orecchio più affinato, cioè, tremendo. Com'è che siamo già a 8 minuti? Allora, adesso abbiamo l'interpolazione. L'interpolazione è una cosa che, diciamo che, migliora la qualità generale di tutte le variazioni che ci sono all'interno della musica. E diciamo che, come dicono loro, sync medium sia il raccomandato, la scelta più giusta da fare, tranne quando avete finito un progetto di qualità altissima e volete esportarlo a qualità altissima, allora fate sync best. Tenete presente che se voi utilizzate l'MS per fare l'audio che poi andrà messo su altri software e andrà modificato su altri software, questa variazione qui cambierà veramente poco. Però in generale, quando avete finito un lavoro e volete proprio fare l'esportazione finale, sync best è la migliore opzione. Adesso andiamo all'oversampling. L'oversampling qua c'è scritto usare con cura, use with care. In realtà non c'è nessun motivo di utilizzare con cura questa funzione. L'oversampling serve a, di nuovo, rendere i suoni più acuti, più cristallini, più diciamo, meno disturbati. Diciamo che l'oversampling ha senso quando viene fatto molto alto, ma se il vostro problema è di risolvere alcune scemenzine,
Allora già un 2x va benissimo, quindi avete dei suoni acuti, avete una equalizzazione verso gli acuti che crea dei disturbi, andrate a 2x e avete sostanzialmente risolto. Se volete però abbassare anche una cosa che si chiama rumore di quantizzazione, cioè un rumore dovuto al fatto che la musica che voi fate viene esportata sotto forma di quadratini come bit, sotto forma di pezzi, parole di 2 byte l'uno, quindi valori che si susseguono, allora l'8x potrebbe essere utile. Stiamo parlando comunque di cose che a uno che fa musica house interessano fino a un certo punto, a uno che fa musica per il cinema interessano molto di più. Ma dato che l'LMS è più indirizzato verso quelli che fanno musica dance UK bass, diciamo che sono cose che ci interessano di meno. Quindi, in generale, se volete esportare per dare il file al vostro amico, 160 o 192 è un oversampling. Nessuno, l'interpolazione nessuna, sync fastest, va benissimo. Se volete fare il file che poi andrà messo in un video da caricare su YouTube, consiglio di fare Wave, poi YouTube vedrà come convertire, poi il vostro programma di video vedrà come convertire. Quindi voi date Wave, poi si fa. E Wave va benissimo a 44.100 e a 16 bit, tranne nel caso in cui fate un DVD in cui forse volete andare a 48.000. In caso avete dei problemi di rumore potete mettere un oversampling, ma anche qui il sync fastest va benissimo. Se invece sapete tutte queste cose benissimo, come funzionano molto meglio di me, allora fate come volete, applicate quello che volete, funzionano, vanno benissimo. In generale, io stesso ho notato delle differenze quando esporto un wave con un oversampling di 4x rispetto a quando non ne uso. Ogni tanto trovo delle differenze. Mentre non ho mai provato a esportare un sample rate maggiore, semplicemente perché noi sentiamo fino a una certa frequenza e avere un sample rate di 44.100 ci permette di esportare dell'audio che si sente fino alla frequenza 22.050, che noi non sentiamo. Noi sentiamo fino a 18.000, teoricamente fino a 20.000. Solo che per avere una qualità dell'audio maggiore potrebbe servire aumentare un pochettino questo. Ok, questo era tutto ciò che c'è da dire per l'esportazione. Si preme Start, si aspetta che si esporta e finisce il tutto. Concludo dicendo che mentre stava suonando questo, io ho fatto vedere qua un pochettino che nel mixer accadono delle cosette. Le spiego molto brevemente. Praticamente tutti questi tre strumenti, quindi i string, come vedete, suonano sia nel sottostring sia sotto compressor. Stessa cosa il kick. E stessa cosa il basso. Qual è il basso? Tutte queste cose se ne vanno dentro il compressore. Il compressore è un semplice calf compressor con delle impostazioni che vedete qui. E questo qua permette di creare un effetto di sidechain, per cui sia le string che il basso, quando viene utilizzato il kick, verranno attutiti come sidechain. Infatti sentite la differenza senza e con il kick. Ho tolto il basso in questo caso. Ora comincia il kick. Ok, da un po' di tempo a questa parte, infatti, su LMS è possibile non inviare un canale audio direttamente al master e quindi sentirlo, ma inviarlo a un altro canale. Questo altro canale che raccoglie tutti questi tre, come vedete ci sono queste tre frecce, ha il suo effetto e dopodiché lo manda al master. Ender invece è normalmente inviato al master e l'ender è questo synth qua. Insomma. Insomma, ci siamo divertiti. Ok, vi aspetto alla prossima. Esportate tutta la musica che avete, finalmente potete farlo. Buon divertimento.